Buon giovedì a tutti ragazzi, innanzitutto vi volevo informare che la maglia che avevo messo in palio per chi azzeccava il pronostico di Milan-Modena 5-0, vinta poi da Roberto Denaro, è arrivata. Ecco qua la foto del nostro Roberto. Presto arriverà anche Adriano, ancora deve arrivare a me ragazzi, quindi poi Adriano ti avviserò via mail quando la spedirò, quella che avevo messo in palio per Milan-Real Madrid 0-0. Detto questo, queste maglie sono offerte dal nostro sponsor www.maiago.com, maglie veramente a prezzi molto molto economici, qualità altissima, queste scritte ragazzi non vanno via a qualsiasi tipo di lavaggio, sconto ulteriore del 15% utilizzando il codice Bulga, spese di spedizione gratuite a partire da 79 euro. Dunque ragazzi, io avevo preso anche questa maglia del Chelsea stagione 2021-2022, l'ho presa di Mount perché avevo fino a qualche tempo fa qualche speranza sul nostro Hakim Ziyech, sul nostro obiettivo. In realtà questo obiettivo da ieri è un po' più distante, è un po' più distante perché innanzitutto si è fatto male, un infortunio non leggero ma nemmeno gravissimo, si è fatto male a una spalla, però dopo aver sbloccato la partita, dopo aver segnato l'1-0 per il Chelsea nella finale di Supercoppa che poi alla fine andrà in Chelsea che l'ha vinta ai rigori. Più lontano, non tanto per l'infortunio, ragazzi, ma perché Tuchel sembra averlo rivalutato, sembra averlo inserito, non dico nella formazione titolare, ma è un'ottima scelta soprattutto in una squadra che gioca in Premier, che compete per tutto. Sapete che la Premier ha, oltre campionato e Champions, in Premier ci sono due coppe nazionali molto importanti, quindi le partite sono tante, sono ravvicinate. E una rosa ampia e di qualità al Chelsea fa solo che comodo. Dunque, il Milan in settimana parlerà con il Chelsea, parlerà principalmente di Bakayoko, però potrebbe anche, anzi, sicuramente farà un sondaggio per Ziyech. Per questo sondaggio, per acquistare un giocatore di questo livello, sta anche diciamo monetizzando, mettendo da parte. Dopo aver venduto Aouar per 12 milioni, adesso si sta cercando di piazzare Castillejo per cui il Milan chiede 8 milioni, ma il Getafe, che è l'unica attualmente interessata, ne offre poco più di 5. Un Castillejo, ragazzi, voglio ricordarvi, noi abbiamo pagato più di 20 milioni, cioè Leonardo, il benefattore, quello che adesso sta facendo quello che gli pare col Paris Saint-Germain, che sta spendendo a destra e a sinistra. A noi ci ha speso 21 milioni per Castillejo, ragazzi, 21 milioni. Adesso facciamo fatica a venderlo per 8 milioni che ce ne offrono 6-7. Che schifo, ragazzi, che schifo. E dunque, che succede? Prenderemo Ilicic? Non lo so, il Milan non ha fretta su Ilicic in questo momento. Il Milan non ha fretta su Ilicic, in realtà nemmeno vorrebbe vendere Castillejo, perché sappiamo che Castillejo a Pioli piace. Castillejo è un giocatore che fondamentalmente fa quello che gli viene richiesto dal mister. A me non piace, da quello che ho capito ieri sul sondaggio, nemmeno la community piace. Però a un allenatore piace, soprattutto quando giochi col 4-2-3-1, con i due esterni che devono dare man forte ai terzini. Uno come Castillejo, mette tanta quantità, rispetta le richieste tattiche dell'allenatore, però poi lì davanti, ragazzi, la qualità è inesistente. Cioè, io in tutte le partite che ho visto, quante ne ha fatte veramente bene in cui ha dato qualità lì davanti? Sono poche, ragazzi, contano se non su una mano di una tartaruga ninja. Quindi direi che fuori dalle balle, Castillejo. Se si riesce a piazzare e monetizzare anche con Krunic non sarebbe male. Ed è ritornata di moda anche l'ipotesi Vlasic. Un Vlasic che adesso è un po' più possibile con questo gruzzolino che si è messo da parte il Milan. Non sono i 30 milioni di clausola che vuole il CSKA, però magari ecco, se si riesce ad arrivare a 20-25 con un obbligo di riscatto, magari su determinate condizioni, qualificazioni in Champions, il Milan vorrebbe puntare più su 20, CSKA vuole 25. Il giocatore se ne vuole andare, vuole venire assolutamente dal Milan, ci si riprova, un tentativo lo si farà nuovamente, soprattutto nel caso che per Ziyech non ci siano proprio possibilità. E per Ilicic invece è sempre più distante, è proprio un'ultima spiaggia per Ilicic,
Scappata fuori anche Berardi, però secondo me Berardi, ragazzi, non si farà. Berardi costa troppo e soprattutto il Sassuolo, se dà via Locatelli, non credo che dia via anche Berardi. Fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti, come al solito schiaffate un like, iscrivetevi qua sotto al canale se non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati. Rimanete aggiornati anche perché un modo per vedere la partita sabato prossimo contro il Panathinaikos lo troviamo, ragazzi. Ciao!